Mai più vite spezzate. La manifestazione che si è svolta a Natile ha previsto un lungo corteo culminato in piazza Alcide De Gasperi, dove è stata predisposta una tavola di confronto tra le autorità competenti per il territorio e la politica locale. Al centro dell'incontro il tema della viabilità dopo l'incidente del 15 giugno scorso, dove hanno perso la vita finendo con l'auto in un canalone Caterina Pipicella, 39 anni, e i figli Giusi e Giovanni. Inutile fare giri di parole, se lì ci fosse stato un muretto o un guardarail, mia moglie e i miei figli avrebbero potuto scampare alla morte. Queste le parole composte del marito Pietro Marvelli, dove nei giorni scorsi ha incontrato in forma privata Chiara Gemma, l'europarlamentare del gruppo dei conservatori e riformisti europei, accompagnata dal vice coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Bruno Squillaci. E ho deciso di organizzare questo evento per dare voce innanzitutto a tutte le vittime di questa strada, nella speranza che questo urlo possa richiamare l'attenzione del territorio, l'attenzione di tutti, di modo da poter fare squadra e riuscire ad ottenere dei risultati concreti in termini di sicurezza sulla strada, perché io ritengo che i cittadini calabresi abbiano questo diritto, perché utilizzano questo tratto di strada per vari motivi di studio, di salute, di lavoro, e hanno il diritto di viaggiare sicuri. Quindi io ringrazio tutti per la presenza, che come vedo è tanta. C'è un bellissimo corteo qui a Natile e mi sento di ringraziare veramente dal profondo del cuore tutti i partecipanti, le istituzioni, il territorio, e spero che veramente da questo incontro possa nascere un tavolo di confronto con delle idee che possono portare a delle soluzioni concrete per il territorio. Ormai ho avuto occasione più volte di ripeterlo. La mia comunità è stata completamente sconvolta dal dramma del 15 giugno. La mia amministrazione, non dico che si sia fermata, ma ha operato sempre intorno a questa notizia già dal 15 di giugno. Penso un pochino che io anche la riunione del bilancio l'ho rimandata successivamente a questo evento, perché specialmente la popolazione sia scolastica che ecclesiastica, perché la nostra vita nei piccoli centri si svolge anche intorno alla chiesa. La mamma delle vittime era un'attiva parrocchiana, i bambini frequentavano la scuola elementare, e quindi tutti gli aspetti della nostra comunità sono stati coinvolti, e come vedete l'eco ancora è forte, e noi vorremmo che il loro sacrificio servisse a che non si ripetano altre circostanze simili. Lo stato d'animo ovviamente stasera non è né sereno e né sicuramente benevolo, ma non perché bisogna andare a trovare un responsabile, ma perché purtroppo questo ci consegna un dato che è inconfutabile, che la politica tutta ha fallito a tutti i livelli, ed è giusto che ognuno di coloro che rappresenta nelle diverse istituzioni si assuma un pezzo di responsabilità, perché le tragedie a cui stiamo assistendo non sono tragedie di due giorni fa o di una settimana fa, ma sono tragedie che ci consegna la storia degli ultimi 20 anni. Ricordo solo un dato: dal 2011 ad oggi si passa da 20 milioni di euro di finanziamenti statali alla ex provincia, oggi città metropolitana, a 0 euro. Nessun finanziamento regionale, se non fondi esterni, che sono fondi che la città metropolitana riesce a prendere, a percepire solo tramite progettazione, a cui ovviamente prova a trarne beneficio. Quindi una situazione molto ma molto complicata, 1800 km di strada che ovviamente andrebbero manutenuti in un certo modo. È chiaro che da questo punto di vista siamo qui stasera, ma solo e esclusivamente perché ci sono state delle tragedie. Io su questo sarò molto ma molto chiaro anche nei confronti dei sindaci della Locride, perché si devono svegliare anche loro, oltre ai consiglieri regionali
che mi dispiace non vedere in questa sede, ma saranno sicuramente impegnati per motivi istituzionali, però ripeto, qui manca lo Stato e la presenza di queste fasce tricolori che probabilmente indegnamente stiamo portando, perché sono state rapite ulteriori tre creature a questa terra, e non è una cosa accettabile per nessuno.